Dunque, noi sicuramente sosteniamo la linea di mettere un freno, anzi di interrompere l'immigrazione clandestina, per cui abbiamo sostenuto tutto ciò che va in questa direzione e che sia efficace. Intanto dobbiamo rilevare una cosa, che l'episodio della nave 18 di questi giorni dimostra che era del tutto infondato il trionfalismo che era stato sfoggiato dal governo, a cominciare dal Presidente del Consiglio Conte, dopo i vertici europei. Dopo i vertici europei ci eravamo sentiti dire grande successo del governo, gli altri paesi dell'Unione Europea si sarebbero fatti carico, eccetera, eccetera. Invece, questa abbiamo la dimostrazione palese e pratica che non era assolutamente vero. Allora, le azioni dimostrative possono sicuramente avere il loro perché, avere la loro funzione, però è evidente che bisogna, e penso che lo stesso Salvini se ne renda conto, che bisogna arrivare a cambiare certe norme internazionali, cambiare un approccio internazionale, perché non si risolve evidentemente la situazione con queste situazioni dove tra l'altro c'è un pezzo di governo che va da una parte, perché ricordo che la nave 18 non è che sia una nave pirata, una nave di una ONG, è una nave che dipende sempre dal governo, per cui c'è un governo Salvini, c'è un governo Toninelli che fa entrare la nave, c'è un governo Trenta, il ministro della difesa, che ha sotto di sé questa nave 18, per cui abbiamo una certa, diciamo, ciascuno va per conto suo pensando forse, perché il ragionamento penso che sia quello che ciascuno pensa di portare voti in cascina. Sei contro questo tipo di immigrazione, allora va bene Salvini. Sei a favore, va bene Fico, oppure va bene il ministro della Difesa Trento, oppure va bene il ministro delle Infrastrutture Toninelli. Il fatto è che l'azione del governo deve essere efficace. Quando sei a un talk show, quando sei in campagna elettorale, vanno molto bene le dichiarazioni perché è quello che puoi fare in quelle circostanze. Quando sei al governo devono arrivare i risultati. I risultati in parte erano venuti prima perché già c'era stata una grossa riduzione degli sbarchi. Ora bisogna agire a livello internazionale e non spacciare per successi cose che invece sono state degli assoluti insuccessi a livello internazionale. Tutta Senta, le posso la chiedere una cosa, senatore, ma secondo lei Certo. ha ragione in qualche modo la provocazione del giornale di oggi che ribalta, no, la questione, dice vogliono arrestare Salvini, c'è chi invece sostiene no, è Salvini che sta tirando la corda, che la sta esacerbando, diciamo così, e citando gli animi, se mi passate questo termine, addirittura con una sfida che qualcuno ha letto nelle sue parole al Presidente della Repubblica, quando dice se lui vuole intervenire lo faccia, ma io non sono d'accordo. Secondo lei è lì Ma che vuole arrivare? quando il procuratore di Catania apre un'indagine contro ignoti per sequestro di persona, effettivamente non si può pensare che il colpevole sia non so chi al porto di Catania, il punta più in alto. È anche vero che nell'intervista che ha rilasciato oggi il procuratore dice, non so se poi lui confermerà o se dirà di essere stato frainteso, ma comunque dice di aver aperto il fascicolo con questa indagine, questo capo di imputazione, per poter fare un'ispezione sulla nave di cui poi lui ci riporta le impressioni. E, insomma, è un po' uno dovrebbe aprire un fascicolo quando pensa che ci sia un reato, non per poter andare a bordo della nave. E questo denuncia per un verso, come dire, che anche lui sta facendo, forse anche il procuratore sta facendo una prova mediatica, no? Sta dicendo guardate cosa faccio io, ma che in realtà non vuole farlo. E io credo che si deve comunque sia arrivare a una soluzione di lungo termine. Ci deve essere Certo, una. questo ce lo auguriamo tutti. Chiedo alla collega, Faccio notare sì? che qui, oggi, ieri sera, sono stati fatti sbarcare i minori. I Dopo 2 minori giorni che vogliono. erano bloccati al porto e Sì, 7 giorni certo. al Sì. largo, No, ricordiamocelo ma io sempre. sottolineavo un'altra cosa, che i Certo. minori non puoi identificare la loro età, e guarda caso c'è un grande affollamento di autodichiarati diciassettenni,
perché c'è una legge approvata la scorsa legislatura da Partito Democratico e Movimento 5 Stelle che impedisce qualunque accertamento sia della loro età sia della loro identità con i contatti attraverso, con i paesi dai quali provengono. Ecco, anche qui, bisognerebbe intervenire su questo, solo che sarebbe un po' imbarazzante per il Movimento 5 Stelle intervenire su una legge che ha votato pochi anni, 2 anni fa.